Allora, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa oggi dalla macchina. Vediamo quali sono i temi della giornata. La cosa fondamentale di oggi è l'investitura di Liberi e Uguali di Piero Grasso, il presidente del Senato, che improvvisamente da seconda carica dello Stato super partes diventa partigiano, perché diventa leader di un movimento politico che fanno D'Alema, Bersani, Speranza, Flatoianni e tanti altri. Oggi ci sono tutte quante le cronache entusiastiche di quello che è successo ieri alla sua convention, e ovviamente il giornale che più ridicolo sulla vicenda Grasso è quello che lo appoggia maggiormente, cioè Il Fatto. Difatti bisognerà capire se nei prossimi mesi Grillo sarà, scusatemi, se Travaglio sarà lo strillone di Grillo o di Grasso. Insomma, uno dei due sicuramente lo sarà. Il titolo di apertura di oggi del Fatto è: le dimissioni del PD sono nate. No, scusatemi, scusatemi, Grasso mi hanno offerto posti. Il PD voleva comprarlo. Cioè, il fatto che il PD, il partito a cui era iscritto Grasso, il fatto che a fine legislatura gli avesse offerto dei posti per ricandidarsi, questo vuol dire che se lo volevano comprare. I posti poi gliel'hanno offerti D'Alema e Bersani. E lui dice: le dimissioni dal PD sono nate da un'esigenza interiore. Sì, da una grande esigenza interiore. Insomma, è fantastica questa retorica che cola dal Grasso di giornata di oggi. Molto più divertenti alcuni pezzi che vi segnalo, quello di Tito su Repubblica, oggi straordinario. Non è un leader Piero Grasso, ma questo lo è evidente per tutti quanti. Il vero leader, i veri leader di MDP sono Bersani e D'Alema. È un grande inganno, non riguarda soltanto ovviamente il partito di sinistra, ma riguarda tanti altri partiti. Il vero inganno è che i leader sono diversi rispetto a quelli che si candidano. Comunque è del tutto evidente che quello è un movimento nato in ostilità al Renzi e che quindi Grasso è semplicemente lo strumento che nota molto bene oggi Masciosce sulla prima pagina del giornale, lo sfruttano per la com'è che scrive? Per la vanità del procuratore. La vanità del procuratore fa sì che venga sfruttato e che non si renda conto di quello che sta facendo. L'altra cosa che a me diverte oggi su tutti quanti i giornali, Corriere della Sera, Repubblica, la photo opportunity di ieri, cioè la vera foto di ieri che dimostra come il colpevole non è mai nella foto, o meglio il maggiordomo è sempre il colpevole, è che nella photo opportunity c'è Grasso sorridente insieme ai tre giovani leader, Peppe Civati, Flatoianni, ex Rifondazione Comunista, e il terzo chi è? Civati, Fratoianni e l'altro non me lo ricordo. Ah sì, scusatemi, Speranza. Quindi ci sono tutti tranne che la photo opportunity con Bersani e con D'Alema, che sono evidentemente i due dante causa di Grasso. Quelli non c'è una foto, cioè ci sono delle foto strappate con dei baci che si danno in ma Liberi e Uguali, brava Taso, a 5 stelle, mi fanno morire dalle risate. Un colpetto ce l'abbiamo anche per Renzi, perché oggi l'idea che il PM Grasso si sia dimenticato di dire che il padre della Boschi ha una seconda indagine in corso e ieri ha accusato, l'altro giorno in commissione banche, quella presieduta da Casini, pensate un po' voi, ha accusato Banca d'Italia, sapete come la penso io su Banca d'Italia, però insomma che il procuratore vada lì e si scordi che c'è indagato per la seconda volta il padre della Boschi, mi sembra una roba piuttosto divertente. Ultima cosa importante di giornata, secondo me, è l'approfondimento che fa il Foglio sull'algoritmo che mina la nostra libertà. È una serie di pagine che vi invito a leggere. Io, sapete, sono fissato sul fatto che gli algoritmi decideranno quale sarà il nostro futuro e avremo pochi spazi di libertà. Per quello temo i controlli delle fake news, e gli algoritmi che controllano le fake news mi fanno ancora più paura, e questi algoritmi ne parla oggi Mattia Ferraresi molto bene sul Foglio, citando peraltro questo filosofo coreano tedesco, mi sembrerà un po' ridicolo, tra l'altro molto poco liberale, il cui libro ho recensito io proprio ieri sul giornale. Su questo vi segnalo sulla stampa l'intervista di Marina Berlusconi, che dice più o meno la stessa cosa dal punto di vista del broadcaster televisivo. L'ultima questione riguarda Ilva, Riva e l'impossibilità in Italia di fare qualche cosa. Grande battaglia di
come si chiama, del ministro Calenda, ma oggi Claudio Riva non ci sta e rispetto a quello che scrive Buccini ieri sul Corriere della Sera, puntualmente gli contesta una serie di cose. Io vi leggo soltanto che cosa dice Buccini sul Corriere della Sera. Negare che sia stata compiuta da parte della famiglia Riva per 20 anni una vasta opera corruttiva della società italiana, dice Buccini, negare che sia stata compiuta per 20 anni una vasta opera corruttiva della società italiana e pugliese, quindi non solo quella pugliese, ma anche quella italiana, contraddice, dice Buccini, verbali, intercettazione e storia della città. Però, caro Buccini, non contraddice una sentenza che ancora non c'è stata. Porca puttana, qua stiamo proprio a Robespierre. Ma come si può permettere di dire che ci sia stata una vasta opera corruttiva da parte della famiglia Riva soltanto in base a verbali, intercettazione e storia della città? Una sentenza no? Non è necessaria una piccola sentenza? Non è necessaria. Si può dire tutto quanto, ma non è necessaria una sentenza per il Corriere della Sera. La puzza di questo Corriere della Sera è quello del Corriere della Sera giustizialista. In questo caso, quando ha perso, ovviamente, la famiglia Riva, l'azienda espropriata, e fa bene la famiglia Riva a dire che è stata espropriata, è un atto, un obbrobrio quell'espropriazione, la Confindustria si sarebbe dovuta muovere contro quell'obbrobrio, cosa che non è riuscita per pavidità a fare, pensando ai loro titoli, l'Italia com'è, è il paese al bivio, come dice ieri in un'intervista il presidente della Confindustria, pensasse alle cose serie e al fatto che le aziende private sono state espropriate, come nel caso Riva, con gente come Buccini che dice che verbali, intercettazioni, storie della città dimostrano la vasta opera corruttiva. Direi che però oggi è tutto, vi do appuntamento questa sera con 105 Matrix e soprattutto condividete ovviamente sempre questa nostra zuppa di porro, oggi più corta perché c'è tanta roba da fare e sui giornali lunedì c'è sempre un po' di mosceria. Condividete e noi ci vediamo domani. Ciao!